Buona lezione a tutti. Gambe divaricate, leggermente piegate, su bene col busto, le spalle aperte, appoggiamo subito una mano sull'altra e iniziamo come sempre con solo dei bei respiri. Inspiriamo bene aria dentro dal naso, soffiamo e svuotiamo bene fuori l'aria dalla bocca. Inspira bene aria dentro dal naso, espira bene fuori l'aria dalla bocca. Ok, continua ad inspirare ed espirare, liberando la mente, cercando di staccare la testa da tutte le tensioni della giornata e portando la tua concentrazione nella tua lezione di Pilates. Ancora un bel respiro, profondo, aria dentro dal naso, profondo, fuori l'aria dalla bocca. Lascia le braccia rilassate, le spalle in asse, cerca di appiattire più che puoi le scapole e lentamente accompagna giù il mento verso lo sterno. Ruota a destra, scivola indietro fin dove arrivi senza sforzare, vai a sinistra e poi vai giù. Dall'altra parte cerca di accompagnare bene giù le spalle e di concentrare il movimento ora sulla testa. Ok. Al centro il mento sollevato, lo sguardo in avanti, lascia scivolare giù le braccia e porta i palmi delle mani parallele al pavimento. Inspirando, infila il collo tra le spalle ed espirando, ritorna. Ancora, inspira, infila bene il collo tra le spalle, sollevando bene le spalle verso il soffitto, coi palmi delle mani parallele al pavimento, ed espirando, riaccompagnale bene giù, libera il collo. Ancora uno, inspira, ed espira. Circonduzione con le spalle avanti, su verso il soffitto, apri bene indietro, chiudi bene le scapole e porta bene giù le spalle. Concentra ora il movimento sulle braccia e sulle spalle, rimani più fermo possibile col busto, con la schiena. Ancora uno. E ora cambia dall'altra parte. Apri le spalle, chiudi le scapole, solleva le spalle verso il soffitto, accompagna avanti, vai giù. Ancora, senza fare spazio alla schiena. Ancora uno. Ora leggermente appoggia le mani sui fianchi, piega leggermente di più le gambe, circonduzione col bacino, cercando di disegnare dei bei cerchi, rimanendo bene col busto sollevato, mantenendo in asse le spalle con le scapole più piatte possibili, cercando di concentrare il movimento sul bacino, di non farlo arrivare sulle gambe, le gambe rimangono ferme. Anche dall'altra parte. Il movimento è sempre più fluido e morbido. Ancora uno. Ora unisci i piedi, lascia le mani ai fianchi, solleva il tallone destro. Circonduzione con la caviglia. Blocca il movimento della caviglia fino al ginocchio, non muovere il bacino. Centralizza il movimento, attiva bene l'addome, rimani con la colonna distesa, il busto sollevato e fermo. Anche dall'altra parte. Appoggio il tallone, l'altro. Circonduzione con la caviglia, non collassare sul fianco dell'altra gamba. La spinta è sempre verso l'alto, anche dall'altra parte. Benissimo. Appoggiamo i piedi e ruotiamo la punta dei piedi verso l'esterno. Pieghiamo leggermente le gambe con le ginocchia che spingono indietro, addome contro la schiena, allunghiamo bene la colonna, portiamo giù le braccia, giù le spalle. Le spalle spingono bene verso il basso, le dita delle mani tirano bene verso il basso, il mento sollevato, inspira. Espirando, fletti il busto lateralmente. Lascia che il bacino rimanga fermo al centro. Lascia le spalle in asse, non ruotare in avanti, controlla e gestisci bene il movimento, ritorna al centro e
e cambia, inspira ed espira. Quando hai preso confidenza con quel movimento, cerca di portare le dita della mano al di sotto del ginocchio e poi ritorna all'altra parte e ritorna. Inspira ed espira. Inspira. Porta le braccia e le spalle in asse. Spalla aperta, mento sollevato, dita delle mani tirano verso il pavimento, le dita dell'altra mano tirano verso il soffitto. Ritorna al centro e cambia. Allunga e ritorna al centro e cambia. Allunga, ritorna, ancora allunga e ritorna. Ultimi due, giù le spalle su col mento. Ritorna, ancora uno. E ritorna. Riporta la punta dei piedi in avanti, posizione neutra. Appoggia le mani sulle spalle e di qui disegna dei cerchi coi gomiti, facendo partire il movimento dalle spalle. Ora dall'altra parte. Andare sparsi alla schiena. Ok, prendiamo il nostro bastone piegando le gambe. Portiamo le gambe leggermente divaricate, la punta dei piedi in avanti, le mani leggermente più aperte delle spalle, giù le spalle su col mento, attiva bene l'addome, spingi bene la colonna verso l'alto, spalle in asse, inspira, solleva le braccia, lascia bene giù le spalle ed espirando ritorna senza appoggiare il bastone sulle gambe. Inspira, solleva, espira, ritorna. Ancora. Inspira, solleva, espira, ritorna. Ancora due, solleva, lento salire, lento scendere. Controlla il movimento. Ancora uno e ritorna. Solleva le braccia verso il soffitto e giù con le spalle. Apri verso l'esterno la presa delle mani, leggermente ancora di più verso l'esterno. Ruota la punta dei piedi verso l'esterno e piega le ginocchia. Lascia il bacino fermo al centro, attiva bene l'addome ed inspirando come prima, flessione del busto lateralmente. Non spostare il bacino, rimane fermo al centro e ritorna giù con le spalle su col mento. Dall'altra parte, inspira, attenzione a non portare le braccia vicino alla testa e ritorna. Inspira ed espira, continua immaginando di avere due ventagli, uno su un fianco, l'altro sull'altro. Da una parte il ventaglio immaginario si chiude, dall'altra parte si apre, ritorna e poi cambia. Uno si chiude, l'altro si apre, espira, ritorna. Ancora due, inspira, espira. Ancora uno, inspira ed espira. Giù le braccia, riporta le gambe leggermente divaricate con la punta dei piedi in avanti. Porta le braccia in avanti in linea alle spalle, con la presa delle mani in linea alle spalle. Apri bene le spalle su col mento. Gambe leggermente piegate, ora porta le braccia verso destra, un braccio rimane disteso, l'altro braccio si piega, ritorna in avanti, braccia in linea alle spalle, braccia distese, le spalle spingono indietro, il mento sollevato, porta le braccia verso sinistra, il braccio sinistro è disteso, il destro si piega. Attenzione a non portare giù il braccio verso il pavimento, ma cercare di tenerlo in linea alla spalla. E ritorna, il braccio che si piega, il gomito in linea alla spalla, non verso il basso. E ritorna. Inspira ed espira, inspira ed espira, inspira ed espira, inspira. Continua quel movimento con le braccia. Quando passi dal centro, curva la parte più alta della schiena e porta il mento verso lo sterno. La parte bassa della schiena rimane più distesa possibile.
quando vai verso un fianco, ritorna su. Vai al centro, scava dentro l'addome, curva la parte più alta della schiena, il mento va giù verso lo sterno, lo sguardo verso il basso, le braccia vanno da una parte, con un braccio disteso e l'altro piegato, anche lo sguardo segue quella parte. Avanti e ruoto. Curva la parte alta della schiena, giù col mento verso lo sterno e piego. Piedi, stendo, giù col mento, curva la parte alta della schiena e dall'altra parte. Ora provo a rendere quel movimento sempre più fluido. Espiro, inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Ancora due, le braccia rimangono in linea alle spalle, non farle scendere verso il pavimento. Ancora uno, benissimo, giù le braccia, giù le spalle. Mantengo le gambe divaricate, leggermente piegate, con le mani leggermente più aperte rispetto alle spalle. Le spalle rimangono aperte, spingono verso il basso il mento sollevato. Pieghiamo le gambe e solleviamo le braccia verso il soffitto, allontanando bene le spalle dalle orecchie, cercando di liberare bene il collo. E poi ritorniamo. Inspiro, espiro, piego, sollevo le braccia, mento sollevato, addome contro la schiena, bacino in avanti, non inarcare la bassa schiena. Inspira, espira, ritorna. Inspira, espira, con controllo, addome forte, la pancia rigida, la schiena distesa e ritorna. Ancora, inspira, espira, allunga bene la colonna e i muscoli sulla colonna, tieni le ginocchia parallele. Ultimi due, prima inspira, espira, mi accompagno, allungo e distendo, prima di muovermi, inspiro ed espirando ritorno. Ancora uno, inspiro, espiro, allungo, inspiro, espiro, ritorno. Lentamente ci accomodiamo, ci sediamo sul tappeto tenendo il bastone a portata di mano. Usiamo le braccia per non collassare e ci sediamo. Appoggiamo i piedi e uniamo le gambe. Mano destra sulla gamba destra, sinistra sulla sinistra, giù coi gomiti, giù con le spalle, su col mento. Inspira, allunga e cresci con la colonna verso il soffitto ed espirando scava in dentro l'addome, curva la colonna, scivola indietro col busto accompagnando il mento verso l'esterno. Le braccia sono sempre leggermente piegate per non creare tensione sul collo e sulle spalle. Ritorna. Espira, scava dentro l'addome, curva la colonna. Ancora, inspira, fuori l'aria, curva la colonna per rilassare la schiena. Ancora, tieni i piedi incollati, le gambe ti stringono bene una verso l'altra. Ed espira. Ancora due, inspira. Inspira ed espira. Rimani giù col mento, scava dentro l'addome, curva la colonna, giù coi gomiti, giù con le spalle. Piedi incollati, gambe che stringono una verso l'altra. Ritorna. Prendo il bastone. La presa delle mani è in linea alle spalle, le braccia sono distese, le spalle aperte, il mento sollevato. Le gambe stringono bene una verso l'altra, abbracciando bene la linea media. I piedi rimangono appiccicati a terra. Inspiro, vado indietro. Espiro, ritorno. Accompagno indietro il busto, senza curvare la colonna, piuttosto il movimento meno ampio, ma in postura. La colonna è bella distesa, giù con le spalle, il petto in fuori, il mento sollevato. Ancora. Inspira. Ed espira, piedi incollati, gambe che stringono una verso l'altra, mento sollevato, petto in fuori. Ancora una e rimani, curva.
Col tallone lino al ginocchio, la punta del piede verso di te, il tallone ti spinge bene in avanti. Petto in fuori, spalle aperte su col mento, ritorno, scivolo indietro, espiro, ritorno. Non curvare la colonna, il petto in fuori, la colonna bella distesa. Addome profondo che controlla bene il movimento. Ancora due. Ancora uno. Senza dare spazio alla schiena, solleva tutte e due le gambe. Se ti accorgi di perdere la postura, continua alternando. Ricordati di non far scivolare le braccia verso il pavimento. Vado indietro, sollevo. E ritorno. Inspiro, sollevo. E ritorno. Ancora. Quattro. E ritorno. Ancora. Petto in fuori, mento sollevato. Tre. E ritorno. Non mollare. Ancora. Due. Con controllo. Senza fretta. Ancora. Uno. Rimani. E ritorno. Appoggia il bastone. Piega le braccia, porta i gomiti lì alle spalle. Su col mento, su col mento, lo sguardo in avanti, le gambe che stringono una verso l'altra. Ruoto senza far scivolare giù i gomiti verso il pavimento e salgo. Anche dall'altra parte. Cerca di mantenere le gambe ferme al centro e che stringono bene una verso l'altra. Con i piedi appiccicati al tappeto. Il mento bello sollevato, il petto in fuori. Ancora uno. Benissimo. Con le mani prendiamo i piedi, o le caviglie, o le gambe dove arriviamo. Appoggiamo il mento, la fronte sulle ginocchia e rilassiamo la schiena, le braccia, le spalle e la testa. Bene, ora usiamo le braccia e le mani e ci portiamo in ginocchio. Lasciamo le gambe unite e il collo dei piedi appoggiato a terra. Prendiamo il nostro bastone. Teniamo le spalle aperte, il mento sollevato e in linea alle spalle portiamo le mani. La presa delle mani aperta quanto le spalle. Spalle aperte, petto in fuori, su col mento, ora di qui, inspirando, scivoliamo indietro. Andiamo a sentire calore muscolare sulla parte avanti della gamba e ritorniamo. Inspiro, scivolo indietro, attenzione a non scivolare indietro con i glutei, attenzione a non lasciare il bacino troppo in avanti e inarcare la schiena. Vado indietro quanto riesco con la colonna più distesa possibile. Inspiro, vado indietro, centralizzo bene il movimento, stringo bene i glutei, chiudo bene l'addome, tengo le spalle aperte, il petto in fuori, senza far scivolare il braccio verso il pavimento, il mento sollevato e poi ritorno. Vado a percepire calore muscolare sul quadricipite, tengo, collaboro con quella sensazione e ritorno. Ancora, inspiro ed espiro. Inspiro, non deve essere una sensazione di dolore, una sensazione di calore che riesco a controllare. Ancora uno, rimani, petto in fuori, spalle aperte su col mento, gambe che stringono una verso l'altra, cerco qualcosa di più e ritorno, appoggio il bastone, divarico le ginocchia, tengo i talloni uniti, appoggio i glutei sui talloni se riesco, accompagno in avanti il busto. Appoggio la fronte e l'avambraccio sul tappeto e rimango. Avviciniamo le mani alle ginocchia, usiamo le braccia, solleviamo il busto. Riuniamo le ginocchia e riprendiamo il nostro bastone. Eseguiamo lo stesso esercizio di prima in due tempi. Gambe che stringono bene una verso l'altra, il collo del piede è ben appoggiato al nostro tappeto. Allunghiamo e distendiamo bene la
Colonna, attiviamo bene l'addome, apriamo bene le spalle, inchino le spalle e portiamo le mani. Col mento sollevato e lo sguardo in avanti. Non far scivolare le braccia verso il pavimento. In due tempi, inspirando, scivoliamo indietro con controllo, senza dare sforzo alla schiena. In due tempi ritorniamo. Inspiro, scendo 1. Inspiro, scendo 2. Espiro, salgo 1. Espiro, salgo 2. Non andare indietro con la testa e con le spalle. Vai. Inspira 1. 2. Espiro 1. 2. Inspira 2. 2. Ritorna con la sensazione sulle gambe. Tieni. 3. 2. 3. 2. Ultimi 3. 3. Scendi. Sali. Sali. Ultimi 2. Scendi. Scendi. Sali. Sali. Metto in fuori spalla aperta. Ancora 1. Scendi. Scendi. Sali. Sali. Appoggio il bastone. Divari con le ginocchia, unisci i talloni, se riesci accomoda i glutei sui talloni, cercando di portare i glutei più indietro possibile, accompagna in avanti il busto e se posso appoggio l'avambraccio e lo pronto sul tappeto. Rimango. Avviciniamo le mani alle ginocchia, solleviamo il busto e andiamo in quadrupedia. Appoggiamo le mani, palme delle mani sotto le spalle, il mento rimane sollevato, non lasciarlo scivolare verso lo sterno, se no vai a sollecitare la colonna cervicale. Attivo bene l'addome per appiattire il più possibile la schiena e porto le ginocchia sotto i fianchi con i talloni vicino alle ginocchia, appoggiando il collo dei piedi a terra. L'addome profondo, centralizzo bene il movimento, inspirando, sollevo alternando le braccia. Inspiro, sollevo il braccio destro, unino alla spalla, porto bene indietro le spalle, su col mento. Espiro, ritorno, riappoggio bene il palmo della mano sotto la spalla. Cambio, inspiro, sollevo il braccio, espiro, ritorno. Controllo bene il movimento, che sia concentrato sul braccio, il resto del corpo non si muove, ben controllato. Inspiro, sollevo, non far scivolare la pancia verso il tappeto, porto bene indietro le spalle, mento sollevato dallo sterno, espira, ritorna. Inspira, solleva, espira, ritorna. Benissimo. Facciamo la stessa cosa con le gambe. Sollevo la gamba, allungando il collo del piede. Porto la gamba in gluteo, non serve troppo ampiezza e non va troppo su. Rimane in linea e poi ritorna col ginocchio sotto il fianco. Cambio gamba, non far scivolare la pancia verso il tappeto. Concentrati a mantenere il busto fermo e la schiena più piatta possibile. Ancora, cambia, inspira, espira, ritorna. Non collassare sulle braccia. Le braccia sono attive e ti spingono bene verso l'alto. Non andare a sollecitare i polsi. Usa bene le braccia e l'addome per non collassare sulle braccia e sui polsi. Ancora 2, inspira, espira, ritorna. Ancora 1, inspira, espira, ritorna. Benissimo. Ora proviamo a sollevare il braccio opposto alla gamba, cercando di rendere il movimento più fluido possibile, controllato, centralizzando bene il movimento e chiudendo bene l'addome. Braccio destro che si solleva, gamba sinistra. Allunga bene il collo del piede, allunga e distendi bene il braccio, porta bene indietro la spalla, non collassare sul fianco della gamba destra. Ritorna. Cambia. L'altro. Inspira e mantieni. Stringi bene con l'addome più profondo. 4, 3, 2, 1. Ritorna. Cambia. Spingi bene col braccio che lasci in appoggio, non collassare sul fianco della gamba che lasci in appoggio. 4, 3, 2, 1, ritorna. Ultimo, allungo, mantengo. 4, 3, 2, 1,
e ritorno. Unisco i talloni, divarico le ginocchia, porto indietro il gluteo, se posso li appoggio sui talloni, porto in avanti il busto, se posso appoggio la fronte, appoggio l'avambraccio, rimango. Rilasso le braccia e le spalle, rilasso l'addome, la schiena, rilasso la testa. Avviciniamo le mani, usiamo le braccia, solleviamo il busto, riposizioniamo le gambe, le mani sotto le spalle, andiamo a cercare qualcosa di più. Mani sotto le spalle, braccia attive, mento sollevato, l'addome profondo, la schiena distesa, ginocchio sotto i fianchi, collo del piede appoggiato. Solleviamo il braccio in linea nella spalla. Ruotiamo il palmo della mano verso l'esterno e mantenendo la linea della spalla, facciamo scivolare il braccio verso il pavimento, portiamo la mano verso il gluteo, portando bene indietro la spalla. Attenzione a non collassare sul braccio, a non perdere la postura. Ritorno e appoggio. Cambio lato, sollevo il braccio in linea alla spalla, ruoto verso l'esterno con la mano, vado a cercare il gluteo, ritorno e appoggio, sollevo il braccio, controllo bene la schiena e l'addome, ruoto il braccio verso l'esterno e lo mantengo lì nella spalla, col palmo della mano vado a cercare il gluteo, spingo bene indietro con la spalla e ritorno, ancora uno, cambia. Prima porto il braccio in linea, correggo bene la postura, ruoto verso l'esterno, con la mano vado a cercare il gluteo. Ritorno, scendo. Lascio le mani appoggiate sotto le spalle. Lascio le ginocchia sotto i fianchi. Ruoto le ginocchia verso l'esterno. Accomodo i glutei sul talloni, appoggio la fronte e rilasso. Ritorno in quadrupedia. Si sta arrivando, sto solo aspettando che si colleghino tutte. Solo un attimino che si stanno collegando tutti e ripartiamo subito. Intanto appoggiamo i glutei sui talloni così scarichiamo bene la schiena. Vi metto subito in mute. Spalla.
L'altro, inspiro, sollevo. Espiro, apro e con una mano vado a cercare il gluteo. Inspiro, ruota, ricordati che il braccio non deve scendere verso il pavimento e ritorna. Con le gambe, le mani rimangono sotto le spalle, le braccia attive, il mento sollevato, l'addome profondo, la schiena distesa. Non collassare sulle braccia, non portare sulle spalle verso il soffitto, portale bene giù. Solleva la gamba, inlina il gluteo, inspirando. Espirando, porta quella gamba verso l'altra, senza toccare a terra e senza spostare il bacino da fermo al centro. Ritorna in linea e riporta il ginocchio sotto il fianco. Braccia attive, spalle, mento, addome, schiena. Inspiro, sollevo l'altra gamba, allineo il gluteo. Espirando, porto la gamba verso l'altra. Senza toccare a terra, senza spostare troppo il bacino, senza spingere. Ritorna con la gamba, allineo il gluteo e appoggia. Inspira, solleva. Vai, espira, accompagna. Spingi bene il fianco della gamba che hai in appoggio verso l'interno e la gamba che hai distesa verso l'esterno. Ritorna e appoggia. Inspira, distendi. Ruota verso l'altra gamba, spingi il fianco verso l'interno. Ritorna in linea e scendi. Ancora due, prima inspiro e distendo. Espiro, incrocio. Inspiro, ritorno, espiro, accompagno. Ultimo, inspiro, salgo. Espiro, incrocio, inspiro, sollevo e ritorno. Ora proviamo a unire l'esercizio. Braccio e gamba opposta. Mento sollevato. Lo sguardo verso il basso, la colonna distesa, l'addome profondo, la schiena piatta, le ginocchia sotto i fianchi, il collo del piede appoggiato. Inspiro, sollevo il braccio, inlino la spalla e la gamba inlino il gluteo. Espiro, porta la gamba verso l'altra e il braccio verso l'esterno a cercare il gluteo. Non collassare, spingi bene con l'addome e mantieni la postura. Inspira, ritorna col braccio in avanti, la gamba indietro ed espirando ritorna in quadrupedia. Dall'altra parte, inspira, sollevo il braccio, inclino la spalla, la gamba inclina il gluteo. Cura bene la postura prima di partire. L'addome spinge contro la schiena, il bacino in avanti, espira, porta la mano verso il gluteo, la gamba verso l'altra gamba. Non collassare sul braccio che lasci in appoggio. Ritorna. Inspira ed espira, ritorna in quadrupedia. Ultimi due. Inspiro, sollevo. Espiro, accompagno. Inspiro, inlina. Espiro, ritorno. Lato. Inspiro, sollevo. Espiro, accompagno. Inspiro, allungo. Espiro, ritorno. Unisci i talloni, divarichi le ginocchia, accomoda i glutei sui talloni, scivola in avanti con lusso, appoggia la fronte, appoggia l'avambraccio. Avvicina le mani alle ginocchia, usa le braccia, solleva il busto. Ci risediamo. Portiamo le gambe distese in avanti, con la punta dei piedi verso di te e i talloni che spingono bene in avanti, con le gambe che stringono bene una verso l'altra, allunghiamo e distendiamo bene la colonna e prendiamo il bastone. Mani fino alle spalle, spalle aperte su col mento, inspiro, scivolo indietro col busto con la colonna ben distesa, il petto in fuori, espiro, ritorno. Non sollevare i piedi da terra, stringi bene una gamba verso l'altra e ritorna. Inspira, espira, ancora uno, inspira. Solleva le braccia verso il soffitto giù con le spalle.
Addome profondo, schiena distesa, gambe che stringono una verso l'altra a partire già dall'interno coscia e ritorna. Ancora tre, inspira ed espira. Schiena piatta e distesa. Ancora due. Vai a percepire l'appoggio degli ischi, non dei glutei. Alleggerisci l'appoggio dei glutei sul tappeto. Ancora uno. Rimani indietro con le braccia sollevate, col mento sollevato, il petto in fuori, giù le spalle. Solleva alternando le gambe. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. E giù. Appoggia il bastone. Usa le braccia e vai ad accomodare la schiena sul tappeto. Senza collassare. Appoggia la testa, la frontalina alle ginocchia, abbraccia le ginocchia e porta al petto. La frontalina al mento, scusate. Dondolo destra e sinistra. Leggero massaggio sulla fascia lombare. Lascia andare il respiro. Benissimo. Ora, appoggiamo un piede a terra e solleviamo l'altra gamba verso il soffitto col ginocchio rilassato e col piede in flex, la pianta del piede parallela al soffitto. Prendiamo il bastone e solleviamo le braccia su verso il soffitto con le mani aperte quanto le spalle. Giù bene con le spalle. Inspiro, accompagno indietro le braccia, in avanti la gamba, vado giù fin dove arrivo senza sollevare la parte bassa della schiena. Al soffio dell'aria ritorno. Inspiro, vado in avanti con la gamba, indietro con le braccia, con la coda dell'occhio vedo le braccia. Attivo bene il pavimento pelvico e il trasverso, stringendo bene con l'addome più profondo. Quella sensazione è sempre quella della goccia di pipì da trattenere. E ritorna. Ancora due. Inspira, stringi ed espira, cerca quella sensazione. Stringi e ritorna. Appoggia il piede e solleva l'altra gamba. Giù bene con le spalle, giù col mento, la schiena incollata, sto col ginocchio, piede in flex. Vai, inspira, accompagna, spalma bene la schiena sul tappeto ed espira, ritorna. Inspira, accompagna, espira, ritorna. Ancora tre. Espira. Ancora due. Espira. Ancora uno, rimane giù col mento. Schiena appiccicata, addome profondo, punta del piede verso di te, tallone in avanti. Ritorna. Su con le braccia, giù con le spalle, solleva tutte e due le gambe verso il soffitto. Le gambe sono unite, stringono bene una verso l'altra, i piedi sono in flex. Sulle braccia, le mani sono aperte quanto le spalle spingono bene giù verso il tappeto e giù col mento. Ora solo le braccia, inspirando vado indietro con la coda dell'occhio, vedo le braccia ed espirando ritorna. Inspira, va indietro. Espira, ritorna. Inspira, va indietro. Espira, ritorna. Ancora uno, vado indietro. Ritorna, lasciamo le braccia ferme e sollevate. Usiamo le gambe, stringono bene una verso l'altra a partire già dall'interno coscia, vado in avanti con le gambe fin dove arrivo, comprimo bene la bassa schiena sul tappeto ed espirando ritorna. Inspira, accompagno, schiaccia bene la bassa schiena sul tappeto e mi raccomando, se senti di perdere il contatto della bassa schiena sul tappeto, piuttosto tieni le gambe più sollevate, il peso delle gambe fa sì che la fascia lombare rimanga appiccicata. E ritorna, ne facciamo ancora due, e ritorna, ne facciamo ancora uno, e ritorna. Appoggia i piedi, appoggia un attimo il bastone, abbraccia le ginocchia, porta il petto e dondola a destra e sinistra. Leggero massaggio sulla fascia lombare, lascia andare il respiro. Ci fermiamo al centro.
Appoggiamo i piedi, punta dei piedi in avanti, ginocchia aperte quanto le spalle, le ginocchia rimangono ferme parallele. Prendiamo il bastone, solleviamo le braccia, mani aperte quanto le spalle, giù le spalle, giù col mento, inspira ed espirando solleva il bacino, solleva la parte più bassa e quella centrale della schiena. Lascia scivolare il peso del corpo sulle spalle, sulle scapole, non sulla colonna cervicale, piuttosto tieni più basso il bacino, di cui prima inspiri ed espirando scavi dentro l'addome, oggi prima la parte più alta, quella centrale e quella più bassa della schiena. Inspira, al soffio dell'aria solleva lento, trattieni, inspira ed espirando srotola la colonna vertebra dopo vertebra, scava indietro addome, non collassare con la schiena sul tappeto. Prima la parte più alta, alta centrale, centrale più bassa e la parte bassa. Inspira, immagina di avere una zip immaginaria. Mentre sollevi il bacino, quella zip parte dal pube, sale e si chiude su fino all'ombelico, stringe. Inspira, stessa zip, ora espirando, parte dall'ombelico, scende e si apre giù fino al pube. Così, giù le spalle, giù col mento, inspira con controllo, espira, solleva. Usa bene le gambe, il gluteo, l'addome, inspira, espira, apri quella zip immaginaria lentamente. Ancora uno, inspira, espira, solleva, stringi, inspira, espira, srotola la colonna e ritorna. Appoggiamo il bastone, distendiamo le braccia lungo il corpo, appoggiamo i palmi delle mani, apriamo bene le spalle, facciamo scivolare la punta delle scapole verso i glutei. Giù col mento, solleviamo le gambe verso il soffitto. Le ginocchia sono sempre leggermente piegate e rilassate e i piedi sono in flex. La schiena è incollata, giù col mento, piccole sforbiciate espirando. 1, spingi bene una gamba verso la fronte. 3, 4, 5, 6, 7, solleva la testa e le spalle senza dare sbalzi alla schiena, continua, espira 1, espira 2, espira 3, espira 4, 5, 6, 7, non scendere con le spalle con la testa, più grandi le tue sforbiciate, spingi bene una gamba verso la fronte, concentrati più su quella gamba lì che non quella che scende, ritorna, spingi, espira, cambia, espira, cambia, espira, ancora 4, non dare spazio alla schiena, 3, 2, 1, abbraccia le ginocchia senza collassare il comodo della schiena e la testa sul tappeto. Mani dietro la nuca, testa appoggiata, schiena incollata. Solleva le gambe verso il soffitto, piedi in flex, gambe leggermente, ginocchia leggermente piegate, piccoli incroci espirando. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, solleva la testa e le spalle, non dare sbalzi alla schiena. 8, 7, 6, 5, 4, 3, scendi e continua, non sollevare la bassa schiena. 4, 3, 2, sali e continua. 4, 3, 2, scendi e continua. 4, 3, 2, sali e continua. 4, 3, 2, giù. Ginocchio al petto. Ultimo, mani dietro la nuca, testa appoggiata, schiena incollata, porta le gambe in tabletop. Le ginocchia sono sopra i fianchi e i talloni sono in linea alle ginocchia. I talloni spingono bene in avanti con la punta del piede che spinge bene verso di te. Non far scivolare il tallone verso il gluteo. La schiena rimane appiccicata, la testa appoggiata. Espirando, una gamba col ginocchio spinge verso il petto, l'altra gamba si distende in avanti verso il basso e poi cambio. Espiro 1, espiro 2, espiro 3, espiro 4, espiro 5, espiro 6, espiro 7, sollevo la testa e le spalle.
spalle continua, gomiti aperti su col mento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sube di talloni. 7, ruota col busto, ricordati che si avvicina alla spalla opposta al ginocchio, non il gomito. Il gomito non si deve piegare, rimane lì nella spalla. Espira 1, espira 2, espira 3, espira 4, 5, 6, 7, 2 esistenze espirando, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, ginocchio dritto. Dondola destra e sinistra, rilassa le braccia e le spalle, rilassa l'addome e la schiena, lascia giù il mento verso lo sterno. Rilassa i piedi, lascia andare il tuo respiro. Ora rimani fermo al centro, con tutte e due le mani abbraccia il ginocchio destro, portalo bene al petto, che i gomiti vengano aperti, il piede in flex, distendi l'altra gamba a terra. Espirando, fai una leggera pressione delle mani sul ginocchio, comprimi ancora di più la schiena. Tutte e due le ginocchia al petto, sposta le mani sull'altro ginocchio, distendi l'altra gamba a terra, piedi in flex. Al soffio dell'aria, leggera pressione delle mani sul ginocchio, comprimi la schiena, fuori l'aria. Ginocchia al petto. Ora appoggi i piedi a terra, lascia la punta dei piedi in avanti, lascia le ginocchia aperte quanto le spalle, appoggia le mani sulle costole. Lascia le braccia e le spalle rilassate, lascia la schiena incollata giù col mento. Ora semplicemente inspira aria dentro dal naso e con le dita delle mani leggermente tira le costole verso l'esterno, espandendo bene quel movimento e risucchiando bene dentro l'ombelico. Al soffio dell'aria, con palma della mano, faccio pressione sulle costole, spingo l'ombelico verso il soffitto e avvicino le costole. Inspiro, aria dentro dal naso, con le dita delle mani leggermente. Tiro le costole verso l'esterno e espando. Espira, leggera pressione con le mani, avvicina e spingi l'ombelico verso il soffitto. Ancora, inspira, espandi. Espira, avvicina. Ora andiamo a trovare ancora di più il contatto con il nostro respiro, facendo scivolare le mani sulla pancia e andando ad approfondire ancora di più il nostro respiro. Non facciamo fermare l'aria nella parte più alta, ma facciamo scivolare l'aria nella pancia, inspirando, gonfiamo la pancia, spingiamo la pancia nel palmo della mano, l'ombelico spinge su verso il soffitto, espirando la pancia si sgonfia e con le mani vado a percepire l'addome che si contrae. Inspira profondo e ampio, aria dentro dal naso, non fermare il respiro, spingi l'aria nella pancia come se stessi gonfiando un palloncino immaginario. Espira, sgonfia quel palloncino e con le mani vai a percepire l'addome che si contrae. Ancora due, inspira. Espira, lascia che la bassa schiena si sollevi dal tappeto. Ancora uno, inspira, gonfia il palloncino, spingi la pancia nelle mani, comprimi la schiena sul tappeto. Lascia fuori l'aria e lascia che la bassa schiena si sollevi. Bene, abbracciamo le ginocchia e le portiamo al petto. Lentamente ruotiamo su un fianco. Portiamo le ginocchia al petto e guardando le ginocchia appoggiamo le mani, usiamo le braccia per non spingere con la schiena. Veniamo su e ci sediamo.
Ci sediamo con le gambe incrociate e andiamo ad appoggiare le mani sulle ginocchia, lasciando giù i gomiti, giù le spalle. Allunghiamo bene la colonna, attivando ancora bene l'addome, alleggerendo l'appoggio dei glutei sul tappeto, cercando di percepire l'appoggio degli ischi. Scivoliamo giù col mento verso lo sterno. Ruotiamo verso destra. Andiamo verso dietro. Andiamo a sinistra. E andiamo giù. Ricordate di accompagnare le spalle il più possibile verso il pavimento. Dall'altra parte. Centro, mento sollevato, colonna distesa, le spalle, fermi col busto. Ora dall'altra parte. Bene. Appoggiamo le mani a terra, appoggiamo anche i piedi. Usiamo le braccia e le gambe per alzarci, lasciamo giù il busto. Lo sguardo verso le ginocchia, la testa pesante verso il tappeto e le braccia penzoloni. Inspiriamo ed espirando lentamente srotoliamo la colonna. Vertebra dopo vertebra accompagniamo su prima la parte più bassa della schiena, la parte più centrale, quella più alta. Quando siamo su apriamo bene le spalle. Divarichiamo le gambe e le pieghiamo leggermente. Due bei respiri. Inspira, solleva le braccia giù le spalle. Espira, soffia, svuota fuori l'aria. Ancora uno, profondo e ampio. Inspira. Ed espira. Voilà. Grazie mille a tutti. Alla prossima.